Benissimo, pensavo che qualcuno prima di me parlasse della battaglia per proprio, non so se ne parlerà qualcuno dopo. Dai, se accenniamo. Adesso presentati. Io sono Romualdo Valli, io sono uno storico e uno scrittore, scrivo saggi e romanzi storici. Saggi e romanzi storici sull'antica Roma. La mia è una passione, devo dire la verità. Cerco soprattutto di oltre che spiegare come era il mondo antico, anche sostanzialmente di far capire che quel mondo si reggeva su dei valori che noi oggi coltiviamo poco e che dovremmo in parte recuperare, perché erano i valori che hanno fatto, perché quel mondo là non si reggeva solamente sulle armi, si reggeva anche sui valori. Non è che c'erano solamente gli eserciti, no, no, senza consenso e senza un'architettura costituzionale in qualche modo. Io dico sempre, Roma non è diventata grande grazie agli eserciti, gli eserciti sono stati un mezzo. Roma soprattutto ha fatto politica. Comunque, quello di cui parliamo adesso, questo periodo dell'inizio del IV secolo, è un periodo abbastanza complesso. Perché? Perché Diocleziano aveva un pochino restaurato l'ordine dopo 50 anni di disordine militare che c'erano stati nel III secolo. Diocleziano aveva cercato di rimettere le cose a posto, si era reso conto che da solo un imperatore non poteva far fronte a tutti i compiti che erano necessari, perché c'erano guerre ovunque, contro i parti, sul Danubio, sul Reno, in Britannia, e un imperatore non si poteva sdoppiare. Tant'è vero che Diocleziano si avvale dell'opera di un suo ufficiale, Massimiano, che è anche un suo caro amico, e il potere lo gestiscono in due, Diocleziano e Massimiano, e poi associa altri due Cesari a questo potere, e lui progetta un'impalcatura per reggere l'impero, la tetrarchia, basata su due Augusti che a loro volta avrebbero dovuto adottare due Cesari, di modo che con quattro, diciamo così, grandi, non voglio dire imperatori, perché diciamo con quattro imperatori l'impero poteva essere facilmente difeso e si evitavano anche i problemi della successione, perché ogni Augusto avrebbe adottato il relativo Cesare e così via. E questo sistema, secondo lui, sarebbe stato un sistema efficace, perché era basato sulla meritocrazia, nel senso che tu mettevi alla prova i tuoi ufficiali e sceglievi tra loro il tuo Cesare, così come poi l'imperatore avrebbe scelto il suo successore tra i migliori. E quindi si tornava in parte a quel sistema che era stato molto valido nel secondo secolo d.C. con gli imperatori adottivi, no? Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, e ha funzionato benissimo. Questo era l'intento di Diocleziano. Purtroppo per lui, quando lui lascia il potere nel 305, insieme a Massimiano lo lascia malvolentieri, devo dire la verità, non è che lui dice no, noi siamo anziani, facciamo largo ai giovani, nominiamo due nuovi, due Augusti e due Cesari. Già dall'anno successivo succede qualcosa, diciamo così, si capisce che non funzionerà questo sistema, perché muore improvvisamente Costanzo Cloro in Britannia, ai Buracum, l'attuale York, e Costantino, che è il figlio di Costanzo Cloro, si va a acclamare imperatore dai soldati. Qualcosa del genere succede a Roma, dove ci sono scontri, incidenti, tumulti, perché non arrivava il grano, perché la plebe il figlio di Massimiano, che stava a Roma e che non aveva incarichi ufficiali, che si chiamava Massenzio, anche lui assume il potere. È un potere ufficioso, ufficialmente lui non ha nessun tipo di potere, però sta a Roma e lo esercita. I pretoriani lo sostengono, e se sei sostenuto dai pretoriani puoi ben dire tranquillamente di essere un imperatore. In quel momento noi abbiamo ben sei imperatori che si guardano in cagnesco e due di questi muovono guerra a Massenzio, uno è Licinio e l'altro è Galerio, ma tutti e due vengono sconfitti. No, scusa, uno è Severo e Galerio, tutti e due vengono sconfitti. Addirittura Massenzio si impadronisce di parte dei loro eserciti.
Di Costantino sappiamo quasi tutto, di Massenzio diciamo due parole. Chi era Massenzio? Perché qui si tende a pensare che Massenzio fosse un depravato, un debosciato, uno che non avesse esperienza militare. In realtà Massenzio era stato un ufficiale che ha combattuto anche lui agli ordini in Oriente di Galerio, quindi era anche lui un comandante militare. Ora ci viene da dubitare sulle sue qualità militari, perché quando vedremo lo schieramento che lui farà dell'esercito a Ponte Milvio, a Saxa Lupra, in questo tratto di territorio, dal nostro punto di vista diremo: ma questo è un inetto. Oggi questa è la sua, questa è la nostra opinione sostanzialmente, anche se ci sono delle motivazioni per cui lui si muove. Intanto nel 312 Costantino scende in Italia, espugna Susa, Torino, poi la battaglia di Verona e scende verso Roma. E la prima domanda che ci poniamo: ma perché Massenzio non ha cercato di fermarlo lungo le strade consolari? Sulla Flaminia ci sono numerosi passi dove poteva essere facilmente ostacolato. In realtà Massenzio sta praticando la stessa politica che ha praticato nei confronti dei due altri imperatori che hanno cercato di neutralizzarlo. Appunto, abbiamo detto Severo e Galerio. Cioè lui dice: questi si logorreranno, arrivano fino qua, si logorreranno, a me tutto sommato mi basta star chiuso dentro le mura di Roma e vinco, perché assediare Roma è una cosa veramente molto difficile. C'era la cinta muraria delle attuali mura aureliane, dentro Roma c'erano tanti armati, lui fa arrivare altri soldati, altri si arruolano, ha un gran numero di tantissimi soldati, teoricamente può contare su oltre 100.000 armati. Ma di fatto cosa accade? Che Costantino, diciamo, arriviamo subito al punto perché altrimenti vi annoierei troppo. Costantino arriva nei pressi di Roma e Massenzio, che vorrebbe attuare quella politica attendista che l'aveva condotto alle precedenti vittorie, è costretto a uscire dalla città, è costretto dal pubblico dispregio, perché dicono: Costantino ha una grandissima reputazione, Costantino è un grande soldato, ha un grandissimo ascendente, ha un carisma eccezionale, tutti lo conoscono, sono decenni che combatte, ha 40 anni Costantino, e sono almeno 20 anni che combatte sotto tutti i vari imperatori, e è veramente una grandissima reputazione. Massenzio invece non ha questa grande reputazione e si trova a dover fronteggiare l'opinione pubblica che dice: ma tu sei un codardo perché stai chiuso in queste mura e non hai il coraggio di affrontarle in battaglia. Massenzio probabilmente è anche superstizioso, questo auspicio che viene tratto, da cui gli dicono che chi attaccherà Roma verrà sconfitto, in qualche modo gli dà anche la convinzione che se esce fuori può vincere. E badate bene, stando ai numeri, lui può vincere, perché ha un esercito che è uguale o leggermente superiore a quello di Costantino, ha i pretoriani che sono dei soldati scelti, sono veramente un'arma terribile i pretoriani, perché sono il fior fiore dell'esercito romano, o almeno così vengono considerati. E poi ci sono tantissimi altri corpi specializzati, come dire, lui ha la convinzione di poter vincere quella battaglia e quindi si azzarda a uscire dalle mura. Col senno di poi, noi diciamo che quello è l'errore che lo porterà alla sconfitta, perché se fosse rimasto dentro le mura di Roma, probabilmente Costantino si sarebbe logorato e si sarebbe dovuto ritirare, avrebbe fatto la fine degli altri due. Non è che Costantino sarebbe perito. Comunque, in questa situazione Massenzio deve accettare lo scontro, perché altrimenti la sua reputazione di condottiero verrebbe in qualche modo sminuita. C'è chi mormora e gli dà del codardo perché non esce mai in battaglia. Allora, a questo punto lui esce in battaglia. Il suo piano tattico, che a noi sembra sconsiderato perché schiera le truppe in riva al Tevere, ci dicono i cronisti che i soldati delle ultime file avevano i piedi nell'acqua, quindi senza nessuna possibilità di manovrare, senza nessuna possibilità di potersi ritirare, con un ponte di barche alle spalle. Da questo punto di vista qua noi ci sembra una mossa completamente sconsiderata.
In realtà anche questo era un accorgimento che spesso era stato usato in passato, cioè di schierare il proprio esercito togliendogli ogni via di fuga, perché così si diceva ai soldati: bene, voi avete solo la possibilità di vincere, perché se così non vi potete ritirare, perché se provate a ritirarvi c'è il fiume e venite massacrati oppure affogate nel fiume. Quindi non era una mossa, come dire, completamente senza senso, aveva la sua logica. Ecco, poi la battaglia va come va, perché i soldati di Costantino, pur essendo dal punto di vista numerico forse lievemente inferiori, sono però dei veterani che sono decenni che combattono. Poi Costantino ha con sé moltissimi contingenti di barbari, di germani che ha reclutato durante le sue guerre sul Reno, che sono dei feroci combattenti. E comunque Costantino è di per sé un comandante migliore, che è molto amato dai suoi soldati, è molto amato dai suoi soldati. Quando Costantino si muove, i soldati lo seguono all'unisono e nessuno si azzarda a scappare. Ebbene, già dallo scontro dai primi scontri di cavalleria si capisce che la cavalleria di Costantino avrà la meglio, proprio per questo furore maggiore che ha nella battaglia. E le cose cominciano a mettersi male per Massenzio, perché negli scontri della fanteria, pur se all'inizio c'è un sostanziale equilibrio, si vede che i veterani di Costantino sono più determinati, sono più feroci e prendono il sopravvento. E allora a quel punto gran parte delle truppe di Massenzio, che sono truppe di fresco arruolamento, non sono veterani, sono arruolati da poco, anche se sono addestrati, però non hanno un'esperienza come i soldati di Costantino. Ebbene, parte di quei soldati cominciano la fuga, e la fuga si trasforma presto in rotta. Non tutti fuggono, c'è da dire che molti reparti rimangono schierati e si fanno massacrare quasi fino all'ultimo uomo, tra questi i pretoriani. I pretoriani lo fanno per motivi sia di prestigio personale, perché sono soldati che non si ritirano, i pretoriani, non si ritirano, e anche per motivi di interesse personale, perché sono loro che hanno sostenuto Massenzio. Se abbandonassero Massenzio, loro sanno che Costantino in ogni caso li farebbe fuori. Non sto parlando magari, non li ucciderebbe, non è questo il punto, ma li toglierebbe dall'esercito, perché hanno sostenuto loro Massenzio. Sono poco affidabili agli occhi di Costantino, quindi loro combattono fino allo stremo. La battaglia non dura granché, dura credo in tutto poco più di un'ora, almeno le parti salienti. Poi si capisce come finisce lo scontro, c'è questo ponte di barche su cui cominciano a scappare i soldati. Lo stesso Massenzio prova a imboccare il ponte di barche, che a un certo punto cede sotto il peso dei soldati in fuga. Massenzio cade con tutto il cavallo nell'acqua, affoga, e il giorno dopo verrà ritrovato, almeno così si dice, in fondo al fiume, affogato. Per questo è stato riconosciuto, probabilmente, perché un uomo che sta affogato 24 ore nell'acqua, poi forse perde in linea, non è facilmente riconoscibile, comunque nella sua armatura da battaglia. C'è anche una cosa importante da dire, per chi, voi quasi tutti l'avrete visto, a Palazzo Massimo ci sono le insegne imperiali che probabilmente erano di Massenzio e che sono state quella notte stessa sepolte da qualche ufficiale, in fretta e in furia, sepolte da qualche ufficiale di Massenzio. La battaglia finisce qua. Quello di cui voglio parlare io, quello che mi ero preparato, sono le conseguenze di questa battaglia. Le conseguenze. Io ve lo dico subito, sono un pochino fazioso, nel senso che penso che il cristianesimo sia stato uno dei motivi della decadenza e della caduta dell'impero d'Occidente. Quindi per me Costantino ha delle grosse responsabilità, anche se riconosco che Costantino è stato un grande imperatore, ha fatto tante cose importanti, anche se secondo me, secondo anche il giudizio di molti storici, a partire da Gibbon poi sostanzialmente, che ne scrisse per primo, la scelta di Costantino fu tutto sommato per l'impero d'Occidente una scelta infelice. Intanto dobbiamo dire che
tutta l'impalcatura che ha costruito Diocleziano, che doveva durare, che doveva garantire un certo equilibrio, ebbene Costantino è un ambizioso e la demolisce, perché poi dopo non è che è rimasto solo Costantino dopo che ha sconfitto Massenzio, sono rimasti altri due imperatori, un Cesare e un Augusto, Massimino Daia e Galerio, e poi Costantino farà guerra anche a loro, sconfiggerà anche loro, uno muore di morte naturale, l'altro verrà sconfitto, e Costantino aspira al potere assoluto, e questa è una cosa che in quel clima, in quel momento storico è una cosa negativa, perché quell'esigenza che aveva portato alla tetrarchia era ancora viva. Ma comunque, accantonando questo discorso qua della sua grandissima ambizione, che può anche essere legittima, perché credo che molti avessero quell'ambizione di riunificare l'impero e di essere l'unico a comandare, alcune scelte sostanziali di Costantino noi le abbiamo pagate nel corso dei secoli. Il Medioevo è figlio delle scelte di Costantino, perché il cristianesimo, che era una religione minoritaria all'interno dell'impero, era una religione minoritaria, guardate bene, c'erano dei culti che erano molto più importanti, il culto di Mitra per esempio, o il culto pagano che è ancora vivissimo, la maggioranza degli abitanti dell'impero erano pagani, nelle campagne, tant'è vero che è rimasto il nome da Pagus, il villaggio delle campagne, da ciò viene il nome pagano, nelle campagne erano tutti pagani. Questa scelta del cristianesimo, che diventa presto diventa la religione ufficiale dello Stato, è una scelta nefasta, secondo me, per l'impero. Nefasta, perché poi sarò smentito, indubbiamente poi ci sarà pure qualcuno di voi che mi contraddirà, perché porta il clero a comandare anche in campo civile. Già dalla morte di Costantino il clero comincia ad avere un'importanza così forte che gli stessi imperatori hanno un ruolo, come dire, limitato nelle loro scelte. Il clero, a cui sono stati dati tutta una serie di grandi privilegi, esenzioni fiscali, non fanno il servizio militare, donazioni eccezionali. Il Gibbon lo descrive bene questo andazzo. I conventi si riempivano di giovani che altrimenti avrebbero fatto la carriera politica. Le giovani donne andavano nei conventi. E come il nerbo, il fiorfiore dei giovani italici, ma non solo italici, tutto l'impero, riteneva che la cosa migliore fosse la vita contemplativa, invece di darsi da fare coi commerci, non voglio dire solo nell'esercito, ma nella vita culturale, politica, economica, no,